E salve ragazzi, benvenuti in quest'altro nuovo video. Oggi video post partita del derby Roma-Lazio, che mannaggia, mannaggia, potevamo fare qualcosa noi, invece no, invece no. Cioè, ci siamo comportati da stupidi e ci siamo cagati sotto. Potevamo fare qualcosa in più? No, no, non, cioè, no. Non abbiamo combinato niente di tutto ciò. Cioè, sì, le occasioni le abbiamo create. È come se le abbiamo create. Però un po' più di cattiveria e cinismo. No, niente, non ci... Non avete combinato un emerito cazzo? Quando gli abbiamo consegnato... Cioè, la partita alla Roma. Alla Roma. Cioè, ma io non so voi, io ho veramente un briciolo di dignità, a cattiveria, non ci avete messo niente di tutto ciò? Cioè, potevamo almeno fare qualcosa di più al derby, invece niente. Un emerito schifo proprio. A difesa, lasciamo stare. Centrocampo, sì, anzi, centrocampo, qualcosina. L'attacco invece si poteva un po' svegliare, essere un po' più cinico sotto porta, veramente. Cioè, essere un po' più cinico sotto porta, invece niente, no. Cioè, anzi, doveva essere di più cinico, essere cinico sotto porta, invece no. Ci siamo proprio cagati sotto nel proprio vero senso della parola. Tralasciando che sugli spalti noi abbiamo fatto una coreografia migliore cioè, a differenza dei Riomerd, a differenza loro, che noi abbiamo fatto una coreografia con i controcavoli, quello gli faccio veramente un grandissimo applauso alla Curva Nord che hanno fatto veramente una coreografia da paura, un'aquila fatta con i cartoncini, lunga, tipo per ben tre settori, distinti nord-est, curva nord e distinti nord-ovest. Cioè, coreografia veramente pazzesca, pazzesca. Quella è stata la cosa più bella di tutto il derby. No, quella partita de merda, che non abbiamo combinato un cazzo, dobbiamo essere cinici. Tantissima cattiveria e gli potevamo fare la festa anche noi a loro, invece no, ce l'hanno fatta loro a noi e non è possibile una cosa del genere, non è possibile, non è possibile. Cioè, io veramente mi vorrei incazzare, dire qualcosa, invece dopo oggi pomeriggio, mamma mia, dopo la partita, veramente ero talmente amareggiato che ero detto se registrare o no questo video reaction, veramente se registrare o no. Però lo sapete che vi dico, sti gran cazzi, io l'ho voluto registrare per dirmi la mia. Cioè, io veramente vi giuro ragazzi, io pensavo di vedere una partita un po' più diversa, invece no, invece ci siamo comportati come degli stronzi. Come degli stronzi che se siamo cagati sotto quando noi almeno gli potevamo fare qualcosa alla Roma, invece no, no, e te pare, e te pare. No, perché se siamo cagati sotto, potevamo fare qualcosa in più? Sì, potevamo farlo. Invece gli abbiamo consegnato noi la partita. Perché ricordatevi, ragazzi. Perché noi oggi non abbiamo giocato e la Roma ha creato tre gol, uno più peggio dell'altro. E il primo gol su calcio d'angolo, cioè se Stracoscia non faceva quell'errore lì in porta, la palla non entrava. Poi il secondo gol che ha fatto a Roma, un altro gol di merda, cioè, tipo passaggio dalla destra, nessuno non marca Abram e quello si ritrova da solo. Adesso buoni tutti. Poi sul calcio di punizione dove ha segnato Pellegrini, pure
punizione a giro, Stracoscia si butta dopo. Ma cazzarola, ma te fai buttare quando appena Pellegrini ti tirava? No, ti sei buttato dopo. Ti sei buttato dopo. Mortacci di Pippo. Stracoscia, fatto un po' un altro sonno. Fatto un po' un altro sonno, cazzarola. Porco due, porcaccia di una quella. Cioè, io veramente non lo so, ma portiere che cazzo l'ha fatto se è fatto un sonno? Cioè, appena tira, cioè, nello stesso tempo doveva andare volare tra i pali e pararla. No, te sei buttato dopo. Io boh, non lo so, veramente. Ma cioè, queste cose, cioè, sti cazzarole di errori, manco si fanno nei campetti di calcio, manco nei campi di calcio a 5. Però, su, dai, un briciolo di dignità, ma pure per noi tifosi che oggi vi abbiamo pure sostenuto. Che cazzo, però. Cioè, io boh, non lo so veramente, ma che... Cioè, oggi doveva almeno essere il derby dove potevamo fare 2 su 2, visto che il derby d'andata l'abbiamo vinto noi 3-2, invece no, un derby a testa. Noi abbiamo vinto il derby d'andata e loro hanno vinto questo. Mai, mai che si potesse pensare di vincere 2 derby su 2. No, no, non costa niente, non costa niente, eh? Vaffanculo, maledetto, maledetto! Io veramente non so veramente che cazzo da dire. Tralasciando che è mezzanotte e passa e registro solo adesso il video, perché lo sapete? Perché dopo che era finita la partita, io vi giuro, dopo che era veramente finita la partita, ero indeciso se prendere il telefono e registrarmi una reaction. Invece l'ho voluta solo registrare adesso perché... Nel dopo partita io ho voluto sbollire la rabbia e stavo a dare quasi cazzotti al muro. Porco due, maledetto. Cioè, io boh, veramente, io spero vivamente che mo tra 2 settimane che c'è la partita col Sassuolo, adesso Sarri preparasse veramente per bene la partita. Ma come cazzarola si deve? Ah, mo mi ero scordato di un'altra cosa. Mo mercoledì di questa settimana che viene. Mo ci stanno i playoff per andare ai mondiali in Qatar. Che se non passiamo, veramente, se abbiamo fatto pure lì un'altra figura di merda. Ah, e altra cosa volevo aggiungere. Che prima di questo derby... Noi ci abbiamo avuto una settimana per preparare il derby, non è servita a niente. I Riomerd a Roma, loro hanno giocato, cioè da giovedì, 2 giorni di preparazione, e vedi che cavolo ci hanno combinato. Cioè, io boh, non lo so veramente. Ci avevamo una settimana per preparare questa partita e ne potevamo approfittare, invece noi no. Cioè, abbiamo fatto un po' così le cose alla cazzo di cane, veramente. Brava. Io boh, non lo so veramente. Cioè, avevi una settimana per preparare la partita dove ti potevi allenare per bene, invece no, una settimana non è servita. Ma io veramente non lo so che cazzo avranno pensato i nostri giocatori quando avranno detto: ah, noi adesso ci abbiamo una settimana per preparare la partita. Bene, molto bene. Quando invece i nostri cugini giocano giovedì, almeno dovrebbero essere più stanchi. Non è servito a niente, pure sta cazzarola di tutta sta preparazione, non è servito a niente. Perché se ti preparavi per bene in una settimana questa partita, la potevi portare a casa. Che poi, tralasciando l'altra cosa, che cioè, al primo tempo ci hanno fatto tutti e tre i gol, io boh, non lo so, ma io speravo che, ne so, alla fine del primo tempo gliene potevamo fare uno, due, visto che erano passati in vantaggio loro.
O potevamo pure noi passare anche in vantaggio, non costava niente. Vabbè, tanto allora che cazzo la rifrega io. Io spero ovviamente che siano venuti sotto la curva almeno a chiederci scusa a noi tifosi che l'abbiamo sostenuti. Vabbè, ormai questa è andata. Pensiamo a tra 2 settimane ci abbiamo la partita col Sassuolo. Ah, e volevo fare un altro annuncio grandissimo. Dal 3 di aprile ritorna allo stadio e presto ritorneranno altri nuovi video dallo stadio. Dai che! Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora di ritornare allo stadio e di caricare altri nuovi video, cioè nuovi video dopo 4 mesi che l'ultima partita a cui ero andato era Lazio-Udinese, finita 4-4. Potevamo vincerla? Sì, invece no. Quella partita contro l'Udinese l'abbiamo buttata al cesso, perché dovevamo essere molto più furbi, invece no. E te pare. Vabbè, io spero ovviamente che mo in queste 2 settimane se svegliamo e mo che ci sta la voglio dire che ci sta il Sassuolo all'andata 2-1 abbiamo perso a Reggio Emilia. Io spero ovviamente che mo se si mo che devono preparare la partita, io spero ovviamente che giochino con la testa e che si sveglino. E che si sveglino veramente, eh? Capito? Adesso è l'ora di svegliarsi perché siamo a marzo, siamo quasi alla fine di marzo, quindi vedete quello che potete fare. D'accordo? E niente, ragazzi, il video termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto qua sotto. Trovate il tasto di iscrizione, mi raccomando, e attivate la campanella. E niente, ragazzi, un saluto, un abbraccio e sempre Forza Lazio, quello non ve lo scordate mai. Ciao ciao ragazzi, scappa scappa coniglio giallo rosso, scappa scappa, non ti fermare mai, ti prendo, ma non ancora. Scappa scappa coniglio giallo rosso. E ciao ciao ragazzi, ad un prossimo video!